Benissimo, il giovedì, quanti incontri il giovedì, analfabeti digitali con Giorgio Sebastiano. Giorgio, senza barba, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sembri un'altra persona, stento a riconoscerti, Giorgio. Veniamo subito a noi perché abbiamo già un ospite e allora la salutiamo subito, l'assessora Flavia Marsano, assessora Roma Semplice di Roma Capitale, che incontriamo sempre con molto piacere. Benvenuta. Grazie, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Siamo in argomento, la nostra rubrica si chiama Analfabeti Digitali. Quanto siamo analfabeti, assessora Marsano? Troppo, ma sempre meno. Proviamo almeno a lavorare esattamente in questa direzione. Non ci piacciono gli analfabeti, digitali e non, ed è proprio in quella direzione che vorremmo lavorare e che stiamo lavorando, proprio per far sì che i cittadini italiani, ma insomma nel nostro caso romani, si muovano sempre di più verso servizi digitali, perché poi semplificano anche la loro vita. Giorgio. Allora, assessore, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo detto oggi, parliamo appunto di questi servizi digitali messi a disposizione del Comune di Roma, uno dei più importanti, di quelli che meno ho parlato, però la prima domanda che le faccio è lo SPID. Voi puntate molto sullo SPID, non la carta d'identità digitale, ma proprio l'identità digitale. Che cos'è in un minuto, in modo che i cittadini italiani di Roma possano capire perché conviene, quali servizi voi fornite attraverso lo SPID? Ok, sì, in effetti sono due cose diverse. In questo contesto stiamo parlando di SPID. SPID significa Sistema Pubblico di Identità Digitale. È uno strumento, fondamentalmente permette ai cittadini, avendo una sola username e password, quindi un solo modo di accedere al digitale, di accedere ai portali pubblici di tutta la pubblica amministrazione e di fruire quindi di tutti i servizi online. Noi come Roma serve ovviamente a semplificare l'accesso, proprio perché io come cittadina ho la possibilità di accedere al portale di Roma, ma al portale di Milano, a quello di Napoli, a quello della pubblica amministrazione centrale, quindi dell'INPS, dei ministeri e quant'altro. Quindi con un unico punto di accesso, con un unico strumento in cui io scrivo il mio nome utente e la mia password, posso accedere ai servizi di tutta la pubblica amministrazione italiana. È una norma che obbliga tutte le pubbliche amministrazioni italiane entro il dicembre 2017 ad aderire. Il Comune di Roma lo ha fatto con un anno di anticipo, l'abbiamo fatto a dicembre dell'anno scorso, e soprattutto andando a confrontarci con le città metropolitane, che sono 14, solo 5 hanno aderito, e noi come Roma abbiamo il maggior numero di servizi, abbiamo 66 servizi online che sono disponibili. Ce ne può elencare il sistema pubblico di identità digitale? Ce ne può elencare qualcuno? In modo che assolutamente sì. I servizi anagrafici, per esempio, io posso avere un certificato anagrafico online e me lo faccio tranquillamente da casa a mezzanotte della domenica. La consegna di certificati anagrafici che si può fare online, cambio di residenza, per fare un altro esempio, parlando di imprese possono accedere a informazioni per lo sportello unico per le attività produttive, posso servizi elettorali scaricare, avere la modulistica che serve per esempio se ho voglia di iscrivermi all'albo dei presidenti di seggio, degli scrutatori. Servizi di pagamento, poi se vogliamo scendere nel triste parliamo di contravvenzioni, ci sono purtroppo quelle. Io posso accedere, visualizzare la mia contravvenzione e pagarla in diretta. A proposito di contravvenzioni, io ho ricevuto lamentela che mentre una volta con i vecchi sistemi, quando ricevevi la multa sull'auto, trovavi il foglio sul parabrezza che ti diceva chiaramente hai preso una contravvenzione, adesso con i nuovi sistemi, che le multe via telefono, smartphone, si perde questa immediatezza della conoscenza del fatto che uno ha preso la multa. Dice, casomai c'è gente che prende più multe senza saperlo e poi dopo 3 mesi cominciano ad arrivare queste multe creando dei grossi problemi. Volevamo sapere se era possibile, per esempio, ai cittadini che sono iscritti con lo SPID o hanno una carta d'identità digitale o che si iscrivono comunque al portale del Comune di Roma, se fosse possibile, quando si fa una multa attraverso gli strumenti elettronici, di poter ricevere per esempio un SMS, una mail, un avviso, guarda che hai preso una multa, senza aspettare 2 o 3 mesi quando arriva la stessa. Questa è una piccola cosa, una piccola istanza che le porto da parte di alcuni, appunto sono lamentati che troppo tempo passa prima che vengano a sapere che c'è stata una multa. Certo, beh, mi sembra un'ottima idea, la colgo volentieri. In realtà
ci sono un paio di passaggi che si possono fare. Intanto grazie, perché tutti i suggerimenti di questo tipo ci portano ovviamente a far sì che i servizi verso i cittadini siano un pochino più amichevoli rispetto a quello che sono oggi. Adesso si può già, tramite appunto il servizio contravvenzioni, io posso consultare online, però capisco anche che il cittadino non ha tutti i giorni voglia di andare sul portale del comune a vedere se ha ricevuto una multa oppure no. Stiamo progettando la casa digitale del cittadino, che sarà un unico spazio digitale dove il cittadino avrà tutte le sue comunicazioni che lo riguardano, dall'iscrizione a scuola a, appunto, alla multa ricevuta. Ma per fare quello che lei chiede, ma che io mi memorizzo volentieri, perché stiamo lavorando con il governo alla definizione di quella che è una norma ma non ancora completamente attuata e definibile, che è l'anagrafe nazionale della popolazione residente. Ci sarà un unico punto che si chiama ANPR, appunto Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, e il domicilio informatico. Quando ci sarà il domicilio informatico, che ripeto, noi siamo pronti a lavorarci, ma c'è bisogno che questa collaborazione sia portata a termine in termini anche normativi dal governo, sarà possibile far arrivare una notifica al cittadino privato, per esempio con la posta elettronica certificata, che è legalmente valida, perché sennò in questo momento io posso mandare anche un SMS, posso anche far sì che l'SMS vi ha mandato, ma non avrebbe valore legale, quindi però quantomeno il cittadino potrebbe dire di non averla ricevuta. No, però potrebbe l'SMS è a salvaguardia dello stesso cittadino, voglio dire, non è che non arriva la multa dopo, però uno quantomeno sa che ha ricevuto una multa in tempo reale. Bene, non dico almeno a distanza di pochi giorni. La colgo e ci lavoro solo come sì, informativa, assolutamente. Sì. Assolutamente. Secondo argomento. Pur sapendo che io ricevo l'SMS, quindi potrei ricusarlo, potrei dichiarare di non averlo mai ricevuto, tuttavia è per me un servizio, è un'informazione, sta dicendo questo, giusto? Sì, certo. Esatto. Quindi certo. Vado poi sul portale e verifico se mi è arrivata la contravvenzione. Certo. Mi sembra un'ottima certo. idea. Seconda cosa, parliamo di carta d'identità sì. elettronica. Questo diciamo, sì. diciamo che abbiamo ricevuto parecchie lamentele, a parte di che i giornali qui parlano appunto di lunghe code d'attesa. Roma Today dice: carta d'identità, tempi eterni in tutti i municipi da 1 e 3 mesi. Corriere della Sera: carta d'identità, incubo attesa con tu passi municipi ingolfati. Però le riporto, abbiamo visto la lamentele, dice Eugenio su Facebook: il comune di Roma usa un'app salta la fila chiamata tu passi, attraverso la quale è obbligatorio prenotare un appuntamento per pratiche amministrative. Ebbene, dovendo rinnovare la carta d'identità a mio figlio, vado per prenotare e scopro che il primo appuntamento disponibile è a metà ottobre. E si viene avvertiti che senza prenotazione verrà negato il servizio e non ci sono, qui scrive sempre Eugenio, non ci sono modalità alternative. Perché non avete bla bla bla? E poi Mauro Vergari di Adiconsum, rincalzando, dice: perché il Comune di Roma per la SCIE non usa il sistema digitale del Ministero dell'Interno? E quindi riporto a lei queste domande. Uno, i tempi sì, lunghi, e secondo bene, perché... ma per mia fortuna o sfortuna non lo so, ma insomma sono sui social da sempre e quindi sono arrivate anche a me queste informazioni, e devo dire per mia fortuna ma anche per fortuna dei cittadini, perché un primo passo lo abbiamo già fatto con questo applicativo che si chiama Tu Passi, che è lo strumento che permette la prenotazione online. Permetteva fino a poche settimane fa, grazie a un nostro intervento, la prenotazione multipla. Che cosa significa? Che io, cittadino del terzo municipio, prenotavo al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quindicesimo, tutti e 15, e poi andavo solo dove mi pareva, dove avevo più comodità ad andare, ma non avevo l'obbligo di disdire le altre, e quindi questo comportava il 30% di mancanza di presenze agli sportelli. Questo implicava ovviamente una congestione delle agende dei municipi senza fruire del servizio, e quindi siamo intervenuti per far sì che il sistema Tu Passi, quindi questo software di cui parlava lei, accetti solo e mantenga attiva solo una prenotazione alla volta. Quindi ma io prenoto avete... una prenotazione in un posto solo, in un unico municipio, ogni eventuale modifica di prenotazione presso un altro municipio la posso fare solo se obbligatoriamente ho disdetto quella prima. Tuttavia è verissimo quello che scrivono online anche relativamente alle code, diciamo, ai tempi di attesa soprattutto. La differenza sul sistema, è vero, in altri comuni utilizzano il sistema ministeriale Elimina Code. Il motivo per cui noi abbiamo adottato Tu Passi prima, peraltro, è proprio perché le postazioni di Roma Capitale sono polifunzionali, cioè non è che c'è una postazione, uno sportello dove si fa solo la carta d'identità elettronica, ma io posso andare a fare diverse attività, diversi interventi. Quindi
presso lo stesso sportello il cittadino può fruire di diversi servizi anagrafici, mentre il sistema purtroppo elimina code del Ministero dell'Interno è solo monofunzionale per la carta d'identità elettronica. Questo, se l'adottassimo in contemporanea, questo creerebbe delle duplicazioni di appuntamento peggiorando il servizio ulteriormente. Quindi che cosa stiamo facendo? Ovviamente non ci possiamo rifermare qua a constatare un dramma, ma stiamo al lavoro per una revisione dell'organizzazione interna dei servizi anagrafici, proprio perché le macchine sono state date a suo tempo al Comune di Roma senza badare esattamente a informazioni e dati. Con che criterio le hanno date non è veramente molto chiaro. Quindi noi stiamo raccogliendo dati informativi per capire quali sono le esigenze di utilizzo delle macchine, ma soprattutto una revisione dell'organizzazione interna, perché poi possiamo scoprire che in un certo municipio ci sono 100 persone al giorno che ci vanno, in un altro ce ne sono 1000. Allora non ha molto senso che entrambi abbiano soltanto 2 macchine, magari al secondo gliene servono 20. Quindi stiamo anche avviando un'interlocuzione sia col Ministero dell'Interno, che è l'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato, che è quello che fisicamente stampa le carte d'identità elettroniche, proprio per trovare la modalità di semplificazione. Purtroppo un altro problema non indifferente è che spesso il sistema da parte del Ministero dell'Interno si blocca. Di recente mi hanno segnalato si è bloccato addirittura per 2 ore. È chiaro che questo fa sì che il cittadino che è fermo lì, che aspetta un suo diritto che magari ha prenotato un mese fa, si trova fermo per 2 ore, e questo purtroppo è un problema di collegamento del Ministero dell'Interno, non lato comune ma lato ministero. Quindi avviato questa interlocuzione col Ministero, speriamo davvero di riuscire a risolvere insieme, perché poi tanto da soli non riusciamo a fare da nessuna parte, lavoriamo in concerto ovviamente, perché è essenziale, senza di loro e noi senza di loro e loro senza di noi non possiamo fornire il servizio. La domanda sì. Che le dico però questo anche perché tempi, secondo lei entro quante settimane o mesi potremo avere un servizio in linea, diciamo così, senza più grossi problemi? È una bella sfida. In realtà l'incontro con il Ministero dell'Interno dovrebbe essere a settimane. Dall'incontro alla soluzione non sono in grado di prevederlo adesso, mi dispiace, non lo so. Magari posso fare così. Possiamo risentirci. Chiederò un'altra intervista quando ho qualche dato in più. Piacere nostro, no? Piacere ultima nostro. Ultima domanda, il portale del Comune di Roma. State rifacendo il portale del Comune di Roma, abbiamo visto la home page, abbiamo visto che è un sito responsive. E come sta andando? Avete aperto una specie di consultazione, sa, di beta test, volevo usare il termine tecnico. Bravissimo. Come veniva il beta test, però lo fate soltanto a chi si iscrive. In fondo basterebbe, non sarebbe più facile renderlo aperto a tutti e poi chi vuole manda via mail, manda le sue osservazioni in fondo. Sì, sarebbe più facile, ma non sarebbe corretto, perché gli esseri umani sono tanti al mondo e è essenziale che si identifichino, perché mi serve sapere chi sei, perché, cosa, come mi suggerisci i cambiamenti. Tra l'altro la consultazione è stata fatta e prevista in 2 fasi. La prima è partita ora e sta scadendo, che era soltanto su come era fatta la pagina di atterraggio, diciamo la home page e il prototipo dimostrativo. La seconda parte l'11 luglio, quindi fra pochi giorni, e sarà una versione navigabile, quella più interattiva, quindi si riesce a valutare, si riuscirà ai cittadini che vorranno, anzi lo chiedo agli ascoltatori se hanno voglia di partecipare alla consultazione, si tratta di 5 minuti, pochi minuti per compilare il questionario online, si potrà valutare anche l'usabilità, la fruibilità. Su questo vorremmo anche fare una richiesta specifica alle associazioni dei disabili, in particolare dei non vedenti e degli ipovedenti, perché la loro usabilità sarà anche questo un altro strumento su cui vogliamo intervenire, perché non ha senso escludere nessuno. Purtroppo il non vedente riesce ad accedere a un portale solo se è totalmente accessibile secondo alcune regole molto precise, perché deve essere lo strumento che gli legge il testo. Devo dire un'altra cosa che abbiamo fatta rispetto al titolo della vostra trasmissione, che analfabeti digitali,
Cui teniamo veramente molto sono quelli che abbiamo chiamato i punti Roma Facile, sì. Proprio per chi ha poca familiarità con internet, proprio per chi è analfabeta digitale. Abbiamo aperto questa, 24 punti. Sinceramente su questa, se mi permette, su questa sì. Qua vorrei tenerla per una puntata a parte solo su questo argomento qua, se non le dispiace. Va benissimo, se allora lei è d'accordo. Mi fermo qui. Se si ferma qui perché questa è una bellissima iniziativa e vorrei parlarne approfonditamente su questa parte. Assessora, noi allora intanto le diciamo grazie perché gli argomenti sono stati graditi e anche il fatto di non aver fornito date così a caso e comunque che magari sarebbero state sostenute solo da una buona intenzione. Invece allora aspettiamo che ci siano delle date certe per la realizzazione poi di un'opera che però si sta costruendo. Noi le auguriamo buon lavoro, a presto ancora. Grazie. Su Radio Roma Capitale. A presto.